Pronto? Sì, professore, sono io, sono la dottoressa Vieta Berti Pichat. La disturbo? Ma guardi, la richiamerei anche volentieri un altro momento, il problema è che la seduta si è appena conclusa e purtroppo le notizie non sono delle migliori, insomma i pazienti... No, ma noi abbiamo eseguito alla lettera la prescrizione che lei ci aveva dato nella volta scorsa. Certo, abbiamo aumentato la dose del 20%. E purtroppo però non ha sortito l'effetto. No, no, il farmaco era disponibile anche in dosi anche maggiori, insomma, perché... No, le farmacie avevano a disposizione tutta la quantità necessaria. Ma infatti le stavo appunto dicendo che purtroppo il risultato, insomma, non è stato il risultato sperato, anzi, ho notato un notevole peggioramento da parte dei singoli pazienti. Manifestazioni anche di grande intolleranza nei confronti degli altri. No, non abbiamo provveduto. No, come le dicevo la volta scorsa, non ci sono manifestazioni particolarmente violente che ci portano a utilizzare sistemi. I pazienti possono restare slegati comunque. Non si accaniscono l'uno sull'altro da un punto di vista fisico. Ah, lei dice di sedarli in ogni caso. Sì, qualche caso di depressione se l'abbiamo riscontrata. Ma noi non siamo attrezzati per la terapia elettrica. Ma dal presupposto che comunque il TSO dovrebbe essere uno strumento, insomma, come lei ha sempre sostenuto, uno strumento efficace. Va bene, quindi raddoppiamo la dose del farmaco. Va bene, io... Come al solito mi rimetto alle sue indicazioni. Certamente. La ringrazio moltissimo, professore, grazie davvero. E spero di non doverla più disturbare. Salve, salve.